Renzi sta modificando la Costituzione volendo passare da statista e volendo passare da padre costituente. L'unica realtà nei fatti è che sta lasciando tanta gente senza risparmi, andando a dire di ripristinare quelli truffati dalle banche. Nella realtà dei fatti sta prendendo in giro tutti gli italiani. A lui cosa interessa? Fare credere una cosa, e così anche in questa circostanza la narrazione di un sistema che ha ricucito laddove le banche hanno strappato con i risparmiatori sta invece fallendo, perché Renzi non dice la verità. I risparmiatori oggi sono qui in piazza, coloro che sono stati truffati da Banca Etruria, da Banca Ferrara, da Carimarche e dalle altre banche popolari che hanno imbrogliato, sono gli stessi che contestano la modifica della Costituzione, perché non si può porre mano alle regole principali avendo alle spalle truffe delle banche come quelle che sono legate a Banca Etruria. E ricordiamoci un nome: Boschi, Banca Etruria.